Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Doki Doki Literature Club Plus in italiano. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Comprensione, parte 1 e parte 2, in cui Sayori e Yuri hanno avuto delle piccole divergenze, ma solo di comprensione. A quanto pare ora entrerà in gioco Natsuki e si parla di rispetto, il che mi fa pensare appunto a Natsuki che si pensa superiore alle altre e i manga sono letteratura, quello che leggi tu è noioso. Iniziamo. Vuoi iniziare questa nuova storia? Certo. Sono passate alcune settimane dall'apertura ufficiale del club, addirittura. I contrattempi iniziali non hanno fatto altro che rafforzare il legame fra i tre membri attuali, Monica, Sayori e Yuri. Sayori ha provato a leggere alcuni dei libri fantasy di Yuri e tutte quante si sono interessate alla poesia sotto la guida di Sayori. Un giorno come gli altri, le tre vengono interrotte all'improvviso dal rumore della porta che si apre. Tutunk. Nell'aula entra una ragazza che nessuna di loro ha visto prima. Ciao. Sayori, in preda all'esaltazione, tira il vestito di Monica. Yuri si agita sulla sedia e sprofonda nel suo libro. Sei qui per il club letterario? Eh sì. Evviva, che bello! Grazie per essere passata. È ancora piccolo come club, quindi vedere facce nuove è entusiasmante. Già, vieni, accomodati da qualche parte. Puoi sederti accanto a me. Sayori si sporgerà al suo banco, piantandovi sopra le mani. Oh, e Yuri potrebbe prendere del tè. Ah... Yuri fissa Sayori con aria di protesta per aver attirato l'attenzione su di lei. Perché? Natsuki scruta silenziosamente le ragazze, poi va a sedersi accanto a Sayori. Anche Monica si siede vicino a loro. Mi chiedo se in queste storie secondarie parleranno dell'abuso da parte del padre su Natsuki, della sua violenza perlomeno. Quell'assembramento improvviso spinge Yuri ad alzarsi. Stare in piedi in un angolo a fare il tè non sembra più tanto male. Ok, cosa ne dite di presentarci? Ok. Beh, sono Monica, ho fondato il club. Prima ero il club di oratoria, ma cercavo qualcosa che mi appassionasse di più, non so come dire. Perciò ho fondato il club letterario che permette agli altri di esprimersi leggendo, scrivendo tramite qualche forma di letteratura. Sai, avevo intuito che il club fosse tuo. Dai un po' quell'idea. Perché? Quale idea do? Ma sì, cioè... Lasciamo perdere. Non voglio giudicare persone appena incontrate. Molto maturo da parte tua. Io giudico sempre tutti pesantemente. Oh, ma non è vero, Sayori. Sì che è vero. Dai, la voce in lontananza. La voce di Yuri, imperturbabile, riecheggia nell'aula. Natsuki ridacchia. Io sono Sayori. Mi piace conoscere le persone e fare amicizia. Ah, e anche la poesia. Ah sì? Molto maturo da parte tua. Ma io sono matura. L'aula si riempie di rumore del bollitore elettrico di Yuri che si scalda. Oh, e lei è Yuri? Sayori abbassa la voce. È un po' timida, ma anche molto gentile e intelligentissima. Le piacciono le grandi saghe fantasy e il tè. Io le voglio bene. Oh, che cosa è bellina. Beh, direi che manco solo io a questo punto. Sono Natsuki, mi piace ascoltare musica e passeggiare in centro. E il mio gusto di gelato preferito è la fragola. Non l'avrei mai detto. Oh, andiamo a prenderci un gelato. Credo che il mio gusto preferito sia tutti. Biscotto? O forse il cioccolato? No, è biscotto. E quello di Monica penso sia vaniglia. Ma come? Faccio troppi quiz online. Quelli sui gusti di gelato ci azzecco sempre. E il gusto preferito di Yuri? Natsuki fa le spallucce. Penso tè verde. Era una battuta. Per Yuri non ne ho idea. Però... È tutto molto tranquillo qui, vi piace molto incontrarvi e svolgete anche attività più da club. Ah beh, la seconda che hai detto. Non siamo molto organizzate dato che siamo in tre, quindi passiamo molto tempo così, facendo quello che ci piace. Però continuiamo a pensare che dovremmo avviare delle attività un po' più strutturate. È passato del tempo da quando ho fondato, quindi... Beh, comunque sia, che tipi di letteratura preferisci, Natsuki? C'è qualcosa che vorresti far conoscere al club? Ah, beh, direi che... Letteratura... Beh, mi piacciono i manga. I manga? Ehi, perché lo dici in quel tono? Voglio leggere manga nel club. No, aspetta un attimo. Sembra fantastico, cioè, dopo tutto il tempo che ho passato a... Yuri torna al banco con un vassoio di tè che posa su una superficie libera. Dopo tutte le letture profonde e immersive, non mi dispiacerebbe qualcosa di più semplice. I manga non sono semplici. Se la pensi così vuol dire che non capisci le sfumature. Ah, non intendevo semplice in quel senso. Beh, comunque, a parte manga, ti interessa altre forme di letteratura? Beh, non tanto. Se è così, hai pensato anche di entrare al club di anime?
Ma sei seria? Non entrerò nel club di anime, è pieno di... ragazzi balordi. E dai, che problema c'è? I manga sono letteratura, no? Ecco, già questo. Insomma, tenendo conto della definizione letterale, tecnicamente... Ho capito, sentite, farò tutte le attività del club che vorrete, però posso entrare, per favore? Non darò fastidio a nessuno, cioè, se posso tenere qui i miei manga e stare qui dopo la scuola, farò qualunque cosa mi chiediate, va bene, no? Sì, credo che non ci sia niente di male. Oddio, grazie, sei una grande. Li ho quasi tutti stipati nel mio armadietto, quindi comincio da portarli qui, ok? Natsuki si alza. Ti serve una mano? No, ce la faccio. E poi non voglio mostrare il mio armadietto. Come vuoi, non sarà certo peggiore del mio. Spero di non scoprirlo mai. Natsuki esce dall'aula del club lasciando tutte le altre in silenzio, a parte il rumore di Yuri che sorseggia il suo tè. Mi lascio convincere troppo facilmente. Ehi, non è una cosa brutta. Natsuki sembra uno spasso. Forse sì, ma intendevo... Cioè, in realtà non è interessata alla letteratura, no? E andrebbe anche bene, ma ha detto che avrebbe partecipato all'attività del club, come se fosse un male necessario. Il suo tè si raffredderà, vero? Questo non c'entra. Beh, secondo me tutti meritano un'occasione, soprattutto se possiamo renderla felice. E poi magari la letteratura comincerà a piacerle. Sicura che non vuoi soltanto leggere i suoi manga, Sayori? Ehi, ma perché mi hai preso? Scusa, non volevo. Solo che mi sento molto a disagio. Pareri sulla faccenda, Yuri? No, nessuno in particolare. Ha detto che non avrebbe infastidito nessuno, me inclusa, perciò... Mi stai dicendo che ti infastidisco? Che carina. No, è un piacere stare in tua compagnia. Volevo solo prendermi un complimento. Lo so. Ma comunque, penso seriamente che dovremmo darle un'occasione. Già, e va bene. Però renderò effettivamente obbligatorie le attività del club. Io non ho niente in contrario. All'improvviso, le tre sentono un colpo sordo contro la porta. Cosa? Sayori si alza, va alla porta e le apre. Grazie. Natsuki entra traballando e grugnendo. Poi si piega e posa tre cofanetti probabilmente pieni di manga più delicatamente che può. Gran bella collezione. Sayori ridacchia, elettrizzata. Riprendendo fiato, Natsuki risponde: manca ancora un cofanetto. Posso metterli via da sola. So come organizzarli. Monica getta occhiate ansiosa a Sayori e Yuri. Sarà davvero un bene per il club? Potrebbe essere la scossa che ci serviva per non cadere nella routine. A quanto pare cominceranno davvero a fare sul serio. Fine episodio? Di già? No, mi sembra troppo presto. Alla successiva riunione del club, Monica arriva per prima, ma dall'arrivo di Natsuki si sente molto meno tranquilla. Perché sono così nervosa? Monica cammina avanti e indietro, cercando di capire cosa prova. Natsuki ha detto che non avrebbe infastidito nessuno. Allora, perché l'atmosfera sembra tanto cambiata? Mentre Monica riflette, la porta del club si apre e sulla soglia appare Natsuki con una scatola fra le mani. Monica si sforza di sorridere, mentre Natsuki si avvicina al ripostiglio. Natsuki si sforza a sua volta di ricambiare. Non è tanto un bene questa entrata finora. Ti serve una mano? No, ce la posso fare. Imbarazzata, Monica cerca di avviare una conversazione, ma senza successo. Sbircia con curiosità nel ripostiglio dove Natsuki sta mettendo tutti i suoi manga. Quegli scaffali, prima ripieni di grigio materiale scolastico, ora sono adornati di colori vivaci e illustrazioni graziose. Una cosa, lo scaffale più in alto è praticamente libero. Magari li potremmo tenere là sopra. Ma non ci arriverei, sarebbe scomodissimo per me. Sì, ma... Monica tira un sospiro. I professori chiederanno da dove vengono tutti quei manga. Io dovrò dire che appartengono al club letterario. E allora? Monica indietreggia e si lascia cadere su un banco. Con una tensione del genere, è come se l'atmosfera rilassata delle settimane prima fosse risucchiata fuori dalla stanza. Buon pomeriggio! Sayori entra volteggiando nell'aula. Ah, vedo che c'è qualcuno di buon umore qui. Già, perché ho questo? Sayori agita un biscotto confezionato. Ho trovato dei soldi e mi ci sono preso un biscotto. Oh, com'è carino. Quando Sayori trotterella verso il ripostiglio, il suo sguardo è attirato dalle mensole colorate. Da quale comincio? Beh, intanto puoi farmi dare un morso a quel biscotto. Ah no, ho usato tutta la mia fortuna per trovare quei soldi. Se vuoi entrare nel mio regno dovrai pagare il pedaggio, campagnola. Boh. Sconfitta, Sayori apre il biscotto e ne stacca un pezzetto per Natsuki. Poi Yuri entra in silenzio nell'aula. Monica la guarda con occhi imploranti. Yuri risponde con un rapido cenno affermativo.
Bene, ci siamo tutte. Anche se nel club c'è solo una persona in più, sembra due volte più animato. Ok, ritengo che oggi dovremmo pensare ad alcune possibili attività per il club per capire da quali vogliamo iniziare. Ora che i membri sono quattro, sarebbe bello trovare qualcosa da fare in gruppo. Siete tutte d'accordo? Confermo. Ok, ho qualche idea, ma voglio sentire anche le vostre. Beh, io mi sto divertendo tantissimo a scoprire gli interessi di tutte. Magari potremmo dare a ogni membro un giorno in cui condividere la sua forma di lettura preferita con tutte le altre. È un'idea. Qualcosa mi dice che... Monica sbircia Yuri e Natsuki, che non sembrano minimamente interessate a condividere i gusti dell'altra. Potremmo provare a inventarci qualcosa con cui tutti possano divertirsi allo stesso modo. Non so, per esempio, votare un libro da leggere insieme. Secondo me dovremmo cercare di espandere tutti i nostri interessi, anziché fossilizzarci sulle cose che già conosciamo. Perché sento la cosa è rivolta a me in particolare? Natsuki, non avevi detto che avresti fatto tutto quel club decideva? Sì, certo, ma questo non ti autorizza a ignorare le preferenze delle altre. A me piace la proposta di Sayori. Sì, anche a me. Sì, ma... La voce di Monica sembra perdersi. Anche se ha permesso a Natsuki di entrare nel club, le riesce difficilissimo accettare le sue richieste. Se Natsuki non rispetta il club, perché lei dovrebbe piegarsi alle sue opinioni? Natsuki, sei sicura di non avere altri interessi letterari da condividere con il club? Giuro che non mi dà fastidio che tu tenga i manga qui, ma vorrei... Natsuki interrompe Monica alzandosi all'improvviso. Beh, mi pare ovvio che qui non sono gradita, quindi me ne vado. Però avrei preferito che me lo dicessi più esplicitamente. Ok, secondo me stai saltando a conclusioni sbagliate, ma sei libera di fare come vuoi. Natsuki getta una rapida occhiata a Monica prima di uscire direttamente dalla stanza. Oh no. Sayori le corre dietro, lasciando sole Monica e Yuri. Per la seconda volta quel giorno, Monica si lascia cadere in un banco. Perché sono così odiosa? No, è lei quella odiosa. Lo fa apposta per farmi sentire così. Monica guarda Yuri in cerca di approvazione, ma lei distoglie lo sguardo. Probabilmente è andata a cercarsi il club più piccolo possibile per non essere costretta a partecipare. Come può aspettarsi il mio rispetto quando è la prima a non rispettare il club? Ok, la storia sta prendendo una piega diversa da come l'avevo immaginata, effettivamente. O forse mi sbaglio, Yuri. Non sono brava con queste cose. Monica tira un sospiro. Nemmeno io. È che non so cosa fare. Non voglio ferire nessuno, però secondo me è giusto anche far valere la filosofia del club. Cioè, la gente dovrebbe entrarci perché vuole esprimere la propria passione per la letteratura. O, se non altro, farla crescere. Perciò forse il nostro club non è adatto a lei. Monica resta seduta in silenzio, restia ad accettare la sua conclusione provvisoria. Yuri sembra tesa, ma non ha l'aria di voler aggiungere qualcosa. Scusa, torna pure a leggere. So che la cosa non ti interessa. Invece sì. Sì? In che senso? Beh, è che non riesco a leggere bene quando la serenità dell'atmosfera viene turbata. Oh, beh, fantastico. Allora sto rovinando tutto il club. Non è una giusta conclusione. Lo so, scusa. Sto solo esprimendo la mia frustrazione. È il mio senso di colpa, credo. Una spinge a dare la colpa a lei, mentre l'altro a me stessa. Ah, perché è così difficile essere razionali proprio quando ce ne sarebbe più bisogno? Secondo me non sei razionale. Penso che lo sia Natsuki. Non ha nessun diritto di venire qui e pretendere cose da questo club. È il tuo club. Questo non è il posto giusto per una stupidaggine come Manga. Ecco, questa è cattiva. Il solo fatto che le permetti di tenerli qui dovrebbe farla sentire in debito con te. Beh, è vero, ma... Non so, non sarà un po' troppo cattivo definirli una stupidaggine? Dire che questo non è il giusto posto? Non la pensi anche tu così? Ti stai facendo in quattro per far sì che non vengano associati al club? Ho immaginato che fosse per quello. Non è vero, beh... Quando le tornano in mente i battibecchi con Natsuki, comincia a rendersi conto di una cosa. Forse hai ragione. Cioè, mi comporterei così adesso, se si parlasse di qualunque cosa che non sia in manga. Forse voglio solo convincere me stessa che non sono quelli il problema. Mi sconvolge l'idea di essere capace di comportarmi così. Sospirando, Monica va verso il ripostiglio. Si ritrova a fissare le mensole piene di colori. È che un club di letteratura me lo immagino diversamente. Non dovrebbe esserci niente di male. Monica ricomincia a difendere le proprie posizioni. È un problema complicato che non aveva mai preso in considerazione prima. A che punto si smette di considerare qualcosa letteratura? Dove si tracciano i confini? Assorta, tende la mano verso uno di quei cofanetti più grandi e ne estrae un volumetto, esaminandolo senza particolare motivo. Sulla copertina ci sono quattro ragazze in pose graziose ed esagerate, tutte con delle gonnelline corte. Sì, voglio dire... Divertita dalla copertina assurda, Monica apre il volumetto.
E inizia a leggere Parfa Girl. Non mi aspettavo che finisse in questo modo, sincero. Vediamo le immagini, dovremmo aver sbloccato esatto una di Natsuki. Va bene, proseguiamo con la seconda parte allora. Che schifo, perché Monica fa tanto la stronza? Dovrebbe ringraziarmi di essere entrata in quello stupido club, tanto non riuscirà a trovare altri membri. Di solito Monica è molto più gentile, si impegna molto per accontentare tutti i membri del club. Sì, figurati. Beh, di solito sì. Forse quando non è impegnata a giudicare la gente. Che male c'è se mi piacciono i manga? Perché non lo accetta e basta, anziché liquidarli come una stupidaggine? Io l'ho accettato, penso che siano graziosi. Ah, e dai, è solo un altro modo per dire la stessa cosa. Scusa, mi sono espressa male, volevo solo offrirti il mio appoggio. Natsuki tira un sospiro. Sì, lo so, grazie. È solo che è una situazione del cavolo. Vuoi che parli con Monica? Non ne ho idea, non credo che cambierebbe opinione su di me. Cioè, anche se la convincesse a darci un taglio, non mi farebbe sentire di colpo la benvenuta nel club. Dovrei semplicemente cercarmene un altro. No, aspetta, non c'è bisogno. Possiamo risolvere la cosa, dai, ti prego. Insomma, sono la vicepresidentessa, o almeno credo. E io non voglio che tu te ne vada. Tutti meritano di sentirsi benvenuti e di essere felici. Quindi voglio che sia così per te. Mi domando, per quale motivo hai deciso di entrare nel club letterario? Beh, Natsuki esita. È un motivo un po' scemo. Oh, non dire così. Quando tutti sono i benvenuti non esistono motivazioni sceme. Non ero la benvenuta. Invece sì, per me. Allora, però non dirlo a nessuno, ok? Soprattutto non a Monica. Lo prometto. Natsuki tira un sospiro. Sono solo stanca di sentirmi continuamente giudicata. Non posso mai godermi quello che mi piace senza sorbirmi qualche commento spocchioso. Non è che mi importi di quello che pensano gli altri, però sai, sui manifesti del club letterario c'è scritto che puoi essere te stesso. Quindi ho deciso che valeva la pena almeno provare. Ma a quanto pare non era vero niente. Natsuki abbattuta da un calcio al muro davanti a lei. Oh, e mi piace anche scrivere. Sul serio? E perché non l'hai detto a Monica? Perché no? Mi stava giudicando in modo così antipatico che non mi andava di dirle quello che voleva sentire. Non si meritava che le dessi quella soddisfazione. E se avesse saputo che mi piace scrivere, avrebbe fatto come tutti gli altri e avrebbe cercato di allontanarmi dai manga e fare quella cosa che ritiene più matura. Le due restano in silenzio per un po' di tempo. Sayori capisce che far tornare Natsuki al club è fuori discussione, almeno per quel giorno. Ma Natsuki aveva un motivo per entrare nel club, come tutti gli altri. E farla sentire la benvenuta è parte della filosofia del club. Tu meriti di esprimerti come tutti gli altri. Il club dovrebbe servire a questo, in teoria. Allora farò tutto il possibile per mettere a posto le cose, lo prometto. Oh, si impegna tanto lei. È l'ora di pranzo nel giorno seguente. La mensa e i corridoi brulicano di studenti che si affrettano ad andare dagli amici per sfruttare al meglio quella breve pausa. Dove sarà? Fra loro c'è Monica, che pranza sempre in classe, ma che oggi ha qualcos'altro da fare. Temendo che Natsuki avrebbe evitato il club, ha deciso di cercarla durante la pausa pranzo per potersi scusare. Oh. Dopo averla cercata a lungo, Monica finalmente la trova. Nonostante la bassa statura, il colore di capelli di Natsuki fa risaltare fra la folla. Giustamente. Oddio. Monica si sente improvvisamente in imbarazzo ed esita ad avvicinarsi. Natsuki è con alcune amiche che Monica non riconosce, che stanno chiacchierando tutte vivacemente. Sarebbe poco educato interromperle. Ah già, alla fine poi sei entrata nel club letterario. Cos'è sta figura? Non pote... Scusami, piuttosto fammi un disegno di un personaggio random che, per carità, poi tanto non vedremo mai, ma... Piuttosto che una figura nera. Eh? Certo che sì, perché non avrei dovuto? Te l'avevo detto che lo avrebbe fatto. E dai, lo sai che c'è entrata solo perché non finivi di criticarla per il club di anime. Vi ho detto che non mi è mai nemmeno saltato in testa di entrarci. Sì, come no. Scusami, guarda, c'hanno anche delle pose. Vuol dire che questi personaggi comunque in qualche modo l'hanno disegnati. Cioè questa c'ha il telefono in mano. Beh, bisogna riconoscere che almeno sta cercando di crescere un po' e di staccarsi da quelle porcherie. Vero. Beh, congratulazioni per esserti finalmente lasciate alle medie le spalle, Natsuki. Siamo fieri di te. Non rompere, lasciami fare quello che mi va. Stavo scherzando, lo sai che ti vogliamo bene. Già, quando il club letterario ti avrà reso una famosa scrittrice, saremo le prime a comprare il tuo libro. Cosa? Vuoi comprare le sue fanfiction porcellose? Certo, ovviamente, voglio una copia autografata. È una cosa di anni fa, nel frattempo sono cresciuta e ho smesso, no?
Te l'ho detto, sto scherzando. E comunque è un buon modo per ricordare quanti passi in avanti hai fatto da allora. Senza contare che senza di noi non ce l'avresti mai fatta. Quindi siamo autorizzati a prenderti in giro. Che schifo di persone. Sì, certo. Crescono così in fretta, sono commossa. All'improvviso Natsuki getta un'occhiata in direzione di Monica, spingendola a voltarsi ed allontanarsi velocemente. Ma perché i modelli neri? Ma scusami, sicuramente l'hanno disegnati. E va bene, sono personaggi totalmente secondari, ma scusami, a quel punto, visto che l'hai fatto, fammelo vedere. Che storia è questa? È stato bruttissimo. Dovevo dire qualcosa per difenderla. Perché devo sempre evitare i conflitti in questo modo? Non che abbia il diritto di parlare. Non sono molto meglio di loro, visto che come l'ho trattata. Ah, mi faccio schifo. Non ne combino mai una giusta. Piccolina lei. Dopo la fine delle lezioni, Monica va verso l'aula del club, con aria assente. All'interno trova Yuri con gli occhi fissi su un libro come al solito. Monica va verso un banco e ci si lascia cadere, una cosa che sembra fare spesso negli ultimi tempi. Yuri, non lo so se posso fare la presidentessa del club. Cioè, non sono capace di gestire le cose quando non vanno esattamente come voglio. Yuri alza gli occhi dal libro. Il club letterario è un posto dove ti puoi esprimere, ma solo se è esattamente come piace a me, mi sto odiando. E soprattutto, odio di non aver riflettuto abbastanza da capire che razza di errori facessi, altro che essere matura. Scusami, non dovrei sfogarmi così, è solo che, ecco, ho la testa piena di pensieri. No. Mi piace ascoltare. Sul serio? Perché? Yuri fa le spallucce. Mi fa sentire bene, ecco tutto. Oh, beh, ok, vorrà dire che continuerò. Yuri annuisce. Sì, è solo che, beh, Natsuki è parecchio brusca, dico bene. Non sembrava che ci prendesse sul serio. Non capisco nemmeno perché volesse entrare nel club. L'ho vista in corridoio all'ora di pranzo. Era con le sue amiche. Ed erano cattivissime con lei. Le hanno detto di crescere, di darsi una regolata, che il club letterario l'avrebbe aiutata ad allontanarsi dai manga. E mi ha fatto arrabbiare tantissimo. Insomma, lasciatela divertire. È una cosa che le piace, perché gliela volete portare via? E mi sono resa conto che ho praticamente fatto lo stesso, solo in modo più indiretto. Avrei dovuto farla sentire orgogliosa delle sue passioni, e invece l'ho sminuita. Peggio, non l'ho riconosciuta affatto. L'ho fatto persino con te, Yuri, quando sei entrata nel club. Sì, me lo ricordo. Siccome il fantasy non mi interessava molto, stavo cercando di sminuire la cosa. Ma poi è arrivata Signori e ha monopolizzato la conversazione. Avrei dovuto riflettere sull'accaduto, ma non l'ho fatto, perché ho lasciato che Signori gestisse la situazione. E sto ripetendo lo stesso errore, solo che stavolta ho ferito una persona per davvero. Monica scuote la testa. Sono stanca di avere paura di ciò che non mi fa sentire a mio agio. È una cosa stupida. Cioè, Natsuki sarebbe davvero felice se le permettessi di condividere la sua passione. Mi fa una grande rabbia che le sue amiche la trattino in quel modo. Gliela farò pagare. Gliela farai pagare? Sì, e lo farò, assicurandomi che questo sia il club letterario che vuole Natsuki, non quello che pensano loro. Sayori si precipita nella stanza all'improvviso, facendo saltare sulla sedia Monica e Yuri. Con un'espressione severa, così rara per lei, cammina decisa verso il banco di Monica e si siede accanto a lei. Voglio prendere la parola. Lo posso fare perché sono la vicepresidentessa. E a proposito di Natsuki? Sì! Già, lo so. Ho sbagliato, mi dispiace un sacco. Ne stavo parlando con Yuri proprio adesso. Sul serio? Ho svilito la sua passione al punto che si è sentita minacciata e probabilmente rifiutata. È l'esatto opposto di ciò che dovrebbe essere il club letterario. Devo proprio farmi perdonare. Oh, evviva, ce l'ho fatta! Grazie per essere intervenuta, Sayori. Sono contenta che ci capiamo. L'amicizia vince ancora una volta. E dimmi, come vuoi farti perdonare? Ho un piano. Letteralmente? Sayori, se già Senatsuki viene alla riunione del club. Io non credo proprio. Ok. Proprio come temeva Monica, non per via del suo piano, ma perché ha davanti le conseguenze dei danni che ha causato senza volerlo. Ma l'unico modo per fare la cosa giusta è affrontarli di petto. È facile rifuggire il conflitto e attendere che esploda, ma non è sufficiente. Per rispettare davvero i sentimenti di chi è ferito, devi avere la forza di guardarlo negli occhi e chiedere scusa. E l'errore non è stato gestire male il club, ma mancare di rispetto verso i sentimenti di Natsuki. Ok, pensi di riuscire a farla venire alla riunione di domani? Direi di sì. Ok, fantastico. Yuri, non devi preoccuparti di niente, ma grazie di essere mia amica. Sei brava ad ascoltare.
tutta rossa in viso. Yuri, tormentandosi i capelli, si volta per nascondere un sorriso. Beh, credo che quella di oggi sarà una riunione molto silenziosa. Esco per un po', va bene? Sì, io starò qui a leggere con Yuri. Ehi, quello non è uno dei volumetti di Natsuki, che ci fa qui? Sayori prende un manga posato sul banco vicino a lei. Oh, quello. Forse Natsuki si è dimenticata di rimetterlo a posto. Ma io avevo capito che avesse lasciato il club. In realtà Monica stava... Ok, Yuri, è sicuramente stato qualcun altro che usa quest'aula, capito? Oh. Monica sorride ad entrambe. Poi esce dalla stanza sventolando una mano. Non avrei dovuto lasciarlo fuori. Se Sayori capisse, lo direbbe sicuramente a Natsuki e le cose si farebbero imbarazzanti. Cosa? Il fatto che hai letto il suo manga? Allora, chissà se c'è un pianoforte che posso prendere in prestito nell'aula di educazione musicale. E vai, si va a suonare il pianoforte! L'ora della riunione del club successiva è già arrivata. Monica e Yuri sono le prime ad entrare. Sono già in ansia. Secondo te Sayori riuscirà a portare qui Natsuki? Sì. E come fai a saperlo? È Sayori. Porca troia, lo sapevo. Ah, sai che ti dico, hai ragione. Il tempo passa lentamente. Monica si siede, poi si alza per camminare avanti e indietro. Infine si siede di nuovo. Yuri non stacca gli occhi dal suo libro. Poi, finalmente, la porta si apre. Sayori entra con passo deciso. Dietro di lei, Natsuki si trascina all'interno, guardandosi intorno nervosamente. Eccoci! Bentornata. Monica, la presidentessa del club, si alza e saluta con un sorriso. Sayori sceglie un banco e si mette a sedere. Natsuki si siede vicino a lei. Mentre guarda a turno i membri del club, Monica viene assalita da un senso di nostalgia. Un tempo era stata in piedi davanti all'aula del club in quello stesso modo, cercando di immaginarsi chi si sarebbe seduto di fronte a lei. Non poteva immaginare quanto fosse davvero unici e imprevedibili i membri del club. Ognuna aveva le sue difficoltà e i suoi motivi per abbracciare la filosofia che Monica aveva pubblicizzato in maniera effettivamente un po' vaga. In cerca di fiducia, comprensione, rispetto. Sono i titoli che fino adesso abbiamo usato. Quali nuove lezioni riceverà il futuro del club letterario? Rendendosi conto che sta correndo troppo, Monica fa un respiro profondo e torna al presente. Ok gente, il club letterario ha inizio. Abbiamo un'attività in programma per oggi. Monica si gira verso la lavagna. Sopra ci scrive manga a lettere maiuscole. Oggi un'esperta ci insegnerà quello che c'è da sapere sulla forma di letteratura particolare, i manga. Oh, e dai, non ti sembra un po' troppo forzata la cosa? Lo so che in realtà non vuoi, quindi smettiamola. Monica scuote la testa. Natsuki, siamo alla parte più difficile. Dopo essere arrivati a questo punto, sarebbe facilissimo sorridere e passare oltre. Ma non è sufficiente, non stavolta. Mi spiace, ho sbagliato a non prenderti sul serio quando sei stata tanto gentile ad esprimere l'interesse del mio club. Ci ho riflettuto e mi sono accorta di avere dei pregiudizi contro i manga. Per questo ti ho mancato di rispetto e me ne scuso. Ma penso che tu abbia il diritto di condividere la tua passione con noi. Posso farmi perdonare in qualche modo? Beh, grazie, ma... So che lo stai facendo solo perché te l'ha chiesto Sayori. No, aspetta, non è vero. È stata tutta un'idea di Monica. Io non ho avuto neanche modo di parlarle. Ne sono testimone anch'io. Questo è il club letterario. Un luogo dove tutti possono essere se stessi. Tutti noi abbiamo i nostri interessi e le nostre differenze. La mia filosofia è permettervi di esprimerle liberamente. E il mio obiettivo è rispettare tutti in questo senso. Perciò voglio conoscere le cose che ti rendono felice. Meriti di condividere questa gioia come chiunque altro. Ti va bene? Natsuki distoglie lo sguardo ed esita. Ma sono stupidaggini, davvero? Intendo le cose che mi piacciono. Monica sorride, si mette in ginocchio davanti al banco di Natsuki e la guarda dritta negli occhi. Se ti piacciono, non sono stupidaggini. Oh, tranne nel mio caso. Neanche tu stupidina, Sayori. Ma che dice? Siete proprio strane voi. E va bene, vi mostrerò qualcuno dei miei manga. Ma solo perché hai ammesso che in fondo sono letteratura anche quelli. Natsuki si alza. Strano che Yuri ancora non abbia detto nulla. Oh, giusto, non l'avevo detto, ma in realtà mi piace anche scrivere. Sono praticamente una professionista, però non volevo piacerti solo per quello. Wow, sul serio, non avevo capito proprio nulla di te, Natsuki. Va bene, non fa niente. Tanto oggi non si parla di quello, giusto? No, parleremo di manga, spero che siate pronte. Ok.
È passata una settimana da quando Natsuki è entrata nel club. Da allora le attività vanno a pieno regime. Ogni ragazza ha avuto un giorno da protagonista, in modo da poter condividere i propri gusti letterari con le altre. Alla fine dell'ennesima riunione, Monica si avvicina a Natsuki mentre sta uscendo. Devi correre subito a casa, Natsuki. Io? Non direi, perché? Oh, è che volevo mostrarti una cosa, se hai qualche minuto di tempo. Certo, di che si tratta? Non è qui, ti va di seguirmi nell'aula di educazione musicale? L'aula di educazione musicale? Perché? Beh, lo vedrai. Oh, un nuovo sfondo finalmente. Sai, stavo ripensando a una cosa. Quando nel club c'eravamo solo io e Sayori, parlavamo di come ci immaginavamo che sarebbe diventato. Per noi era molto importante che fosse un luogo dove le persone potevano esprimersi. E lei mi ha detto una cosa strana. Strano che l'abbia detta. Ciao, sono Geco del futuro. L'audio di questo pezzo si è sminchiato, quindi sto registrando nuovamente questa parte finale. Che stavo cercando di crearmi il club, di cui io avevo bisogno più di chiunque altro. Credo di averla capita davvero solo quando sei arrivata tu, perché mi hai insegnato davvero molto su di me, sai, sulle cose che ero troppo testarda da ammettere. E dai, non puoi dire sul serio, io non ho fatto nulla. Ho solo portato una montagna di manga e mi sono anche incavolata quando non ho potuto fare quello che volevo. È stato molto stupido da parte mia esagerare la questione. No, sinceramente, ne avevo bisogno. Se non avessi espresso il tuo dispiacere, non mi sarei mai nemmeno accorta di aver sbagliato. E comunque, le tue emozioni sono legittime. Meritano di essere ascoltate e anche rispettate. Ah, è solo che a volte è molto difficile pensarla così. Cioè, ecco, non dovrebbe importarmi nulla di cosa non pensano gli altri. Ma quando tutti ti criticano perché sei fatta in un certo modo, diventa difficile far finta di niente. Inizi a credere che sei davvero tu il problema. E come se non facessi abbastanza per accontentare gli altri. Pretendo troppo se voglio solo piacere agli altri senza nascondere parti di me. Io credo di no. Vorrei solo che a volte qualcuno cerchi di apprezzarmi per chi sono veramente. Mentre Monica ascolta, ricorda vividamente il modo in cui le amiche di Natsuki la trattavano e con quanta naturalezza. Da quanto tempo lotta contro questo atteggiamento, rifiutandosi di cambiare per gli altri? Vorrei essere forte quanto te, Natsuki. Sei così onesta con te stessa. Io cerco sempre di apparire perfetta agli altri. E appena vedo il minimo segno di dissenso, crollo. Ma grazie a te ho cominciato veramente a riflettere su queste cose. Mi hai spinto a cominciare a lavorarci. Ma io, beh, come ha detto, non ho fatto niente. Sei stata te stessa. Non dovevi fare altro. E c'è anche un'altra cosa. Eh? Monica inspira. Il fatto è che forse ho letto qualcuno dei tuoi manga. Che cosa? Tu? Ma che cavolo, perché non me l'hai detto? Scusami, pensavo che, ecco, mi vergognavo un po' ad ammetterlo dopo che ti ho criticata tanto. Non ci posso credere che proprio tu hai letto il manga a mia insaputa. È così buffo. Sì, beh, ne ho sfogliato uno per curiosità, ma alla fine ne ho letti un bel po'. Ma insomma, uno dei personaggi era in un club letterario. Che coincidenza, no? Hai letto Parfa Girl? Wow, hai ottimi gusti. Solo un volume. E poi l'ho scelto a caso. Beh, allora è un ottimo intuito. Mi devi raccontare quali sono le parti che hai preferito. Beh, penso che fosse destino in certo senso. Perché la protagonista non è solo in un club letterario, ma suona anche il pianoforte. Ecco, qua mi viene il dubbio a me che questa simulazione, nonostante sia staccata da quelle originali, sia comunque fortemente influenzata volentieri. Nel senso, il fatto che lei casualmente prende un manga e la protagonista sta in un club letterario e suona il pianoforte, quante possibilità c'erano? Cioè, nel senso, mi sembra che sia tutto volontariamente messo per dare una coscienza a Monica dell'insieme di tutto, farla forse risvegliare. È proprio strano, perché ho sempre voluto imparare a suonarlo. Era così perfetta, il genere di persona che vorrei essere io, se non fossi continuamente assalita dei dubbi. Monica va verso il pianoforte e si siede. Che carucce che sono. Ho sempre pensato di dover condividere solo i miei lati migliori, quelli che fanno colpo o mi fanno venire bene. Ma dopo che tu sei entrata nel club, ho capito quanto in realtà
questa mentalità sia autodistruttiva. Condividiamo le cose perché vogliamo esprimerci. Condividere le esperienze ci permette di fare lo stesso con le emozioni. E volevo mostrarti questa cosa, perché se non fosse stato per te non avrei mai cominciato a suonare. Ehi, hey, penso che il merito sia di Parfagirl, no mio? No. Beh, forse è vero che Parfagirl mi ha fatto venire questa idea, ma sei stata tu a spingermi a continuare a esercitarmi ogni giorno. Ogni giorno? Perché sai, mi fai pensare che se voglio fare qualcosa, dovrei farla, punto e basta. Insomma, non è da molto che mi esercito, e non sono ancora molto brava, anzi, direi per niente. Però ho composto questa canzone per il club, e ci ho messo davvero tanto impegno. Non a parole, ma... beh, ecco... ecco, ascoltiamola. Ok, non è Your Reality, però è davvero molto molto bella. Ed è una cosa inedita, quella sicuramente, ma... wow, è veramente caruccia questa canzone. Oh, sta rivivendo tutti i momenti fin dall'inizio fino ad oggi. Che bella, è carina sta musichetta. L'arrivo di Yuri. Sayori mi fa sempre morire a modo suo. Loro due che parlano. Comunque questo l'arrivo di Natsuki, questo ritmo è palese che avrà una versione poi cantata con sopra delle parole, perché ha un ritmo molto particolare il momento in cui gli dà il biscotto, che col senno di poi uno che sa la storia capisce perché lei ha scambiato la cosa per mezzo biscotto. Pam. E sono tutte felici. Per ora. E se questa non è una professionista del pianoforte, non so cosa non lo sia. Veramente, cioè... finita. Era molto bella. Davvero? Sì, ma stai scherzando. Cioè, sei praticamente già una professionista. Ma che? Ha un nome questa canzone? Hai detto che parlava del club, quindi... sì, si chiama La mia canzone sulle tue note, perché tutti portano qualcosa di unico nel club. Penso che sia completamente diversa da come me l'ero immaginata, ma ero una perfezionista e un egoista, ecco. Ma non deve essere una cosa per me, ma per tutti, e siete voi a plasmare il club. Non voglio che questa cosa cambi. Beh, penso che sia un segno di premura verso gli altri e mi fa sentire un po' lusingata. Mi sembra di non meritare tutta questa approvazione. Neanche io sono stata molto paziente quando sono entrata nel club. Credo che probabilmente dovrei scusarmi anch'io. Ero stanca e stufa per motivi miei e sono esplosa quando non mi avete lasciato fare quello che volevo nel club. Quindi, sì, ecco, in realtà non volevo sfogarmi con te. Sono stata molto immatura. Sei proprio brava se riesci a far scusare una testona come me. Non fa niente, anch'io ci ho messo una pietra su, credo che siamo già a posto. Però sei dolce ad averci pensato, riflette su queste cose, richiede molta maturità. Beh, mi chiedo da chi l'ho presa, eh? Oh, lascia perdere, comunque è tutto a posto, a patto che mi facciate tenere i miei manga qui nel club. Hai ammesso che sono una forma di letteratura, o non te lo puoi rimangiare? Stanne sicura, il ripostiglio è tutto tuo. Sai che ti dico, domani porterò una cosetta per il club. Voglio fare qualcosa di carino per ricambiare. Quale cosetta? Ah, vedrai. Ma dubito che rimarrai delusa. Un bel piattone di cupcake. La riunione del club seguente si rivela particolarmente gustosa. Peccato non vederla. E abbiamo sbloccato delle nuove immagini. Abbiamo sbloccato questa, che è molto carina, anche se mi ricorda un po' queste due che avevamo già ottenuta. Soprattutto questa, penso che l'abbia fatta lo stesso disegnatore. Abbiamo ottenuto Monica e Natsuki che suonano. E abbiamo ottenuto questo sfondo qui. Quella tovaglia lì, tra l'altro, per terra, è brutta perché è brutta, ma so che questi tipi di tovaglie hanno una storia dietro molto particolare, nel senso ognuno aggiunge un proprio quadrato fino a che questi tipi di tovaglie si allargano a delle misure veramente grandi e raccontano appunto queste storie
incredibili di ogni persona che ci ha aggiunto il suo pezzo. Poi magari è solo un tappeto brutto, ma io penso sia quello che ho appena detto. E abbiamo ricevuto un messaggio in posta. Etica. In poche parole, non è nostro compito prendere decisioni arbitrarie su qualche codice etico solo perché siamo i primi a farlo, per quanto ne sappiamo. Sarà compito del governo capirlo, molto dopo che avremo fatto abbastanza progressi perché non si applichi più su di noi. E già qua ti fa chiedere, DDL C+ ha aggiunto veramente tanti pezzi di storie extra, oltre appunto alle storie secondarie, ma tanti pezzi oltre a Project Libitina. Io mi chiedo, quale sarà il seguito di Doki Doki? Se ci sarà un Doki Doki 2, se ci sarà un gioco Project Libitina, se ci sarà un gioco a parte che includa questo universo del Project Libitina, il governo. Mi chiedo cosa tirerà fuori Team Salvato. In ogni caso è fondamentalmente errato applicare il ragionamento etico, perché il codice etico dell'umanità si basa solo sulla nostra conoscenza e comprensione di forme di vita simili a noi. Non abbiamo un'etica per l'uccisione di batteri o piante, ma solo per le creature su cui possiamo proiettare in modo convincente le nostre emozioni. Gli esseri umani nelle nostre MV agiscono in modo completamente diverso da noi, a un livello fondamentale, e pertanto non dovrebbero essere presi sul serio più di una macchia progettata per stampare mi sento triste. In sostanza, gli umani che sono all'interno sono umani virtuali tipo Monica o sono umani veramente all'interno di questa MV? Siamo ingegneri, non filosofi. Beh, magari lo scopriremo con le prossime mail. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!